Bentrovati alla seconda edizione del TG6, vicenda ACA, fumata nera per la nomina del nuovo amministratore unico dopo la conclusione del mandato dell'attuale amministratore Vincenzo Di Baldassarre. Fino a nuova nomina la gestione sarà affidata al collegio sindacale. Francesca Romana Testi. Secondo giorno di assemblea dei soci ACA presso la Confindustria di Pescara. Nel lungo iter di nomina del nuovo amministratore, sindaci riuniti e ancora una volta niente di fatto. Si è conclusa con un rinvio, è stato infatti approvato un documento presentato da 28 sindaci nel quale si chiedeva il rinvio dell'assemblea al fine di riunirsi per nominare successivamente un'assemblea dei sindaci e non l'amministratore unico. A concludere il suo iter è Vincenzo Di Baldassarre, che già in precedenza aveva fatto sapere di non voler proseguire il suo incarico. Già dalle prime ore della mattina erano stati palesati dissensi e contrarietà. C'è una responsabilità, il cui termine finale scade appunto oggi, da parte dei soci e quindi dei sindaci, di ricostituire gli organi che devono governare questa società per evitare appunto che tutto il lavoro fatto vada disperso, e la posizione di chi oggi ha richiesto la convocazione di questa assemblea è proprio finalizzata a far sì che non si vanifichi tutto il lavoro fatto e si rischino conseguenze davvero pericolose per i comuni e per i cittadini, e soprattutto per una gestione sana, trasparente ed efficiente di un bene inestimabile qual è l'acqua, che purtroppo non eravamo abituati a vedere in passato. Secondo me oggi viene palesemente violata una procedura statutaria, quella dell'articolo 15 dello statuto ACA, che prevede che chi deve essere nominato deve presentare il curriculum. Invece al primo punto all'ordine del giorno oggi abbiamo una conferma, un'eventuale conferma di un amministratore che non ha presentato il suo curriculum e la sua domanda. Quindi già solo per questo secondo me l'assemblea di oggi va aggiornata velocemente e va aggiornata per la nomina di un CDA, perché un'azienda complessa e complicata come ACA, a costi invariati rispetto a un amministratore unico, non può non avere almeno un CDA di 3 membri, e quindi questo chiediamo a viva voce, questo chiederò oggi in assemblea, vedremo come finirà. Scaduto ora il mandato dell'attuale amministratore Di Baldassarre, fino a nuova nomina sulla gestione subentra il collegio sindacale. E la cronaca, attimi di paura ieri sera in via Aldo Moro, quartiere San Donato di Pescara, per una sparatoria nei pressi del civico 130. Secondo le prime ricostruzioni sull'accaduto, un uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola da un balcone colpendo un muretto e il tetto di un'automobile. I protagonisti dell'episodio sarebbero gli stessi che il 23 luglio scorso avevano dato vita a una violenta lite in strada culminata con il parabrezza di un'auto frantumato con una marmitta di un ciclomotore. Ieri sera sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per una ragazza ferita a un braccio con un oggetto contundente. Per quanto riguarda le cause della lite, pare che la stessa sia degenerata nella sparatoria per futili motivi. È un autobus con a bordo 38 persone in viaggio verso Roma dopo una vacanza a Rimini è stato distrutto da un incendio sviluppatosi dal vano motore sull'autostrada A24 Teramo-Roma lungo un viadotto a circa 2 km dall'uscita Colle d'Ara a San Gabriele poco prima del traforo del Gran Sasso. Salvi tutti gli occupanti, il conducente ha notato il calo della potenza del motore subito dopo le lingue di fuoco fuoriuscire dal vano motore posteriore. Mentre i passeggeri abbandonavano il mezzo, l'autista ha tentato invano di spegnere le fiamme con l'estintore di bordo. Sul posto gli addetti antincendio del pronto intervento GSA di Strada dei Parchi, poi le squadre dei Vigili del Fuoco di Teramo. I passeggeri sono stati messi in sicurezza dalla polizia stradale e trasferiti su un altro bus di passaggio in un'area di servizio dove sono stati assistiti e rifocillati dal personale del 118 in attesa di un mezzo sostitutivo. Solo un'anziana ha avuto leggero malore dovuto al panico. Il bus di proprietà di una società di trasporto privato di Roma è stato distrutto dalle fiamme, come potete vedere dalle immagini, grazie alle immagini appunto fornite dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco di Teramo. E il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina è intervenuto sul caso sicurezza degli edifici scolastici. Il presidente della giunta ha annunciato un incontro con tutti i sindaci delle zone colpite dal sisma del territorio teramano, a cui parteciperà anche il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Vediamo il servizio.
In Abruzzo sono circa 176.000 gli studenti che attendono la riapertura delle scuole fissata per il 12 settembre. 1.270 invece sono i plessi scolastici distribuiti sulle quattro province. Dopo il sisma del 24 agosto scorso, l'attenzione è concentrata sulla sicurezza degli edifici che ospiteranno gli studenti. E così numerose sono state le modifiche alla data di avvio. Teramo è stata capofila, fissato per il 19 settembre l'avvio delle lezioni a causa di operazioni di controllo da parte dei tecnici e soprattutto per la preoccupazione manifestata a gran voce dai genitori degli studenti che hanno chiesto verifiche approfondite e certezze prima di riaprire l'anno scolastico. Ad intervenire sulla questione arriva il governatore d'Abruzzo che annuncia un incontro dedicato a tutti i comuni teramani presenti nell'area del cratere con la visita del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Intanto andiamo a Teramo, in provincia di Teramo, il 15 di settembre con Errani e Curcio per fare il punto della situazione. Noi determineremo una prioritarizzazione per le scuole che hanno subito danni il 24 di agosto e poi partirà l'altro procedimento, quello che va ad assumere le risorse nel piano Casa Italia. In provincia di Teramo hanno subito danni nell'ordine Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Crognaleto, Cortino, Teramo Città, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Montorio Alvomano. Più seguiremo altre segnalazioni che tra Vigili del Fuoco, Genio Civile, Arma dei Carabinieri e strutture deputate alla guardiania del patrimonio pubblico noi stiamo raccogliendo e verificando anche con la puntualità delle schede AEDES della Protezione Civile. Intanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchi, ha dichiarato: c'è preoccupazione ma non ci troviamo in una situazione di imminente pericolo. Nella giornata di oggi ad aggiungersi alla lista dei comuni costretti a far slittare la data di avvio delle lezioni si è aggiunto il comune di Montorio Alvomano, avvio concordato per il 15 settembre a causa della caduta di intonaci e la necessità, dopo aver provveduto ai lavori di adeguamento, di effettuare pulizie approfondite dei locali e organizzare gli studenti e tutto il materiale didattico necessario. E nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, i genitori teramani restano preoccupati per la sicurezza delle scuole della città. Questa mattina alcuni di loro, che si sono uniti in un comitato nato su Facebook, si sono riuniti in piazza Martiri della Libertà per condividere soluzioni alternative all'emergenza. Alfredo Primante. Dopo l'ufficializzazione della riapertura delle scuole elementari e medie del comune di Teramo al 19 di settembre, il comitato spontaneo dei genitori nato su Facebook si è riunito questa mattina davanti alla scalinata del Duomo in attesa di avere chiarimenti dal sindaco Maurizio Brucchi proprio sulla sicurezza degli istituti scolastici. Stiamo cercando soluzioni alternative che non ci sono state date, per cui stiamo ricercando nuovi plessi dove magari spostare i bambini o dove fare magari doppi turni. Abbiamo deciso di chiamare delle ditte dell'Alto Adige che costruiscono scuole prefabbricate per chiedere, dopo aver fatto una cernita di quanti studenti ci siano nei vari plessi, perciò asili, elementari, medie e licei, per vedere quanto può costare un unico polo scolastico, in quanto tempo può essere realizzato. Vogliamo portare più progetti al sindaco per vedere di trovare una soluzione, perché nell'immediato abbiamo capito non ci sono soldi. Chiarimenti che ha chiesto anche il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo già richiesto tutta la documentazione di sicurezza per quanto riguarda le scuole. Noi torneremo ovviamente anche giornalmente a chiedere piani di sicurezza, piani di evacuazione e ovviamente se tutte le scuole sono a posto con le uscite di sicurezza, che sono i primi lavori che chiederemo urgenti e, come è stato detto anche oggi, la sicurezza nelle scuole dovrà diventare una priorità di questa amministrazione, che non può più chiudere gli occhi e fare la figura dello struzzo come ha fatto per i passati 10 anni. C'è stato immobilismo, hanno sbagliato, adesso si devono muovere e devono fare qualcosa per questa città. Il Partito Democratico di Teramo si inserisce nella polemica legata alle scuole. Questa mattina denunciata la mancata partecipazione al bando regionale per ridurre le liste d'attesa nei nidi comunali. Per il capogruppo del PD d'Alberto non sono stati adeguati gli edifici nonostante 3 anni di tempo. Ascoltiamolo.
Mancanza di un'adeguata programmazione sulle scuole, la situazione di emergenza che si sta vivendo a Teramo in alcuni istituti danneggiati o vulnerabili al seguito del sisma del 24 agosto scorso è lo spunto dal quale il Partito Democratico muove le sue critiche all'amministrazione del sindaco Maurizio Brucchi. Secondo il capogruppo Dem in Consiglio Comunale Gian Guido D'Alberto, l'attuale situazione di incertezza è frutto di anni di scelte sbagliate e di non decisioni. Oggi abbiamo denunciato il fatto che il Comune di Teramo non ha partecipato al bando per il finanziamento legato all'abbattimento delle liste d'attesa degli asili nido, cioè un finanziamento regionale che consentiva di poter ricevere nelle nostre strutture più bambini rispetto a quelli pochi che sono stati al momento accolti. Le ragioni per cui il Comune non ha proceduto a fare la domanda e quindi a dare e concedere l'accreditamento alle strutture e il fatto che la situazione non è dei nidi del Comune di Teramo non è in linea con la normativa antisismica, così come prevede un regolamento del 2012. La Regione nel 2012 aveva previsto questo criterio e aveva dato poi 36 mesi di tempo transitori ai comuni per potersi adeguare, 3 anni di tempo. In 3 anni il Comune di Teramo non si è messo in linea con questa previsione. È stato fatto poco o nulla proprio perché è mancata la programmazione, con il rischio di smantellare completamente l'assetto degli asili nido comunali. E sempre a Teramo il Parco della Scienza, sede provvisoria individuata dal Comune per l'Istituto Musicale Braga, continua a suscitare polemiche. Dopo il no del Comitato Braga, il sindaco Brucchi risponde che a decidere saranno le istituzioni proposte. Intanto per il no al Parco della Scienza si è schierato anche Teramo Cambia. Sindaco, l'Istituto Musicale Gaetano Braga è nuovamente senza sede, l'opzione da parte dell'amministrazione è nuovamente il Parco della Scienza, un'opzione rigettata dal Comitato. C'è un'altra opzione per loro, per avere una sede? Io devo capire se in questo paese e in questa città sono i comitati quelli che prendono decisioni o sono le istituzioni. Io sono un'istituzione, per me le scelte le fanno le istituzioni. Al Braga c'è un presidente, al Braga c'è un consiglio di amministrazione. Io mi aspetto che il consiglio di amministrazione prenda una decisione. Siamo in una situazione di emergenza per alcune strutture. All'esito della verifica, se la Protezione Civile dirà che quella struttura è inagibile, il Braga andrà nella prima struttura che noi riusciamo a reperire. Non è che si può scegliere. Se la struttura non è idonea? Guardi, non manderemo nessuno in una struttura non idonea. Bisogna capire cosa si intende per idoneità. Perché se per idoneità si intende la vicinanza o la lontananza dal centro, allora non è idonea neanche la Molinari. Noi al Braga abbiamo dato un'opportunità. Non può essere un comitato che decide se quell'opportunità va bene o no. Siamo di fronte all'ennesima atto di prepotenza da parte del sindaco Brucchi. Sembra che gli stia dando tutto il Parco della Scienza, ma in realtà gli sta dando una porzione del Parco della Scienza con un auditorium dove ci sono delle infiltrazioni d'acqua, un auditorium che non è assolutamente a norma per essere trattato come una scuola, in quanto ha delle scale non a norma, ha delle finestre non a norma, ha tutta una serie di problemi proprio oggettivi che non permettono a una scuola di entrare all'interno di queste strutture. Quindi il sindaco deve smettere di insistere su questo Parco della Scienza e dare una struttura idonea all'Istituto Braga. Ristrutturata e migliorata sismicamente grazie a un finanziamento regionale, questa mattina taglio del nastro per la scuola primaria Tiziana Fagnani di Santa Teresa di Spoltore. Questa è una sicurezza che viene diramata ai genitori e ai bambini a un territorio. Questo è un momento delicato per l'Abruzzo, dopo il 24 agosto si pensa proprio a quella che è la sicurezza, i controlli. Allora Santa Teresa oggi inaugura un polo che è stato messo a norma e sono stati conclusi dei lavori importanti. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna investire nelle scuole, soprattutto nella sicurezza delle scuole. Noi questo è il secondo intervento fatto in città e un terzo lo inaugureremo tra qualche giorno.
quindi è il miglior investimento possibile oggi nella nostra città. E noi preventivamente abbiamo messo in piedi un progetto di adeguamento sismico della struttura, quindi è stato adeguato sismicamente tutta la struttura in cemento armato e poi abbiamo fatto dei miglioramenti limitatamente alla copertura rifatta da capo, le porte, tutto l'impianto elettrico oggi a LED, le tapparelle, insomma un bel lavoro, una scuola nuova. Per poter fare questi interventi c'è stato l'intervento della Regione, sì, con un finanziamento? Assolutamente sì, quindi un ringraziamento alla Regione Abruzzo, oggi è presente il governatore D'Alfonso proprio qui ad inaugurare questa scuola ed è importante questa sinergia comuni e enti sovraccomunali perché da lì che devono arrivare le risorse. E all'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo corso di fotografia. A curarlo i docenti Stefano Cesaroni, Danilo Balducci e Barbara Drudi. Germana Dorazio. È l'unica accademia del centro Italia ad avere un corso specifico. È stato inaugurato infatti il corso della laurea triennale in fotografia all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Si tratta di una nuova offerta didattica che pone al centro dell'insegnamento proprio la fotografia. L'idea di istituire un nuovo triennio specifico in fotografia è nata dal forte interesse dimostrato proprio da parte dei ragazzi nei confronti della cosiddetta nuova arte. Fino ad oggi l'offerta formativa a livello accademico prevedeva l'insegnamento della fotografia, ma includendolo in piani di studio più ampi, relegando la materia di fatto ad un solo esame. Pilastri del corso saranno i professori Stefano Cesaroni, che tratterà della fotografia di moda e del ritratto, il professor Danilo Balducci, che si occuperà del fotoreportage, con al suo attivo numerosi premi nell'ambito della fotografia, tra cui per 2 anni di seguito il prestigioso FIIPA Awards. La fotografia dell'arte sarà poi curata dalla professoressa Barbara Drudi, storica dell'arte da sempre vicina al mondo della fotografia e curatrice di prestigiose mostre e archivi fotografici di livello internazionale. Un corso in cui finalmente la fotografia è trattata come produttrice di arte, non al servizio di altre arti. È un corso che si rivolge a chi vorrà diventare fotografo, a chi vorrà nella vita occuparsi di fotografia. Fino a questo momento l'offerta formativa prevedeva ovviamente l'insegnamento della fotografia, ma come appunto materia propedeutica ad altre materie, restringendo il campo di fatto ad un solo esame. Qui invece avremo l'insegnamento della fotografia previsto su 3 annualità, sarà l'insegnamento con il maggior numero di ore a disposizione. A sostegno della materia fotografia avremo tantissime materie tecniche come la post-produzione fotografica, come la stampa in digitale, come la creazione di siti web e tante altre materie tecniche appunto a sostegno di questo, più tante materie teoriche che amplieranno il panorama culturale che è fondamentale che un fotografo abbia per poter affinare un proprio gusto e arrivare alla definizione di un proprio stile. Il Rotary Club Teramo Est ha donato al Polo Museale Civico di Giulianova il nuovo stendardo del Museo Archeologico sito nel Torrione della Rocca. L'iniziativa rientra nelle finalità dell'associazione, come spiegato dalla Presidente Eva Galli. Ascoltiamola. Noi portiamo avanti, come Rotary Club Teramo Est con sede in Giulianova, portiamo avanti progetti di carattere internazionale a fianco del Rotary International e progetti di carattere locale. In questo momento siamo molto vicini alle popolazioni terremotate di Amatrice ed Accumoli e organizzeremo attività in loro favore. Per quanto riguarda l'aspetto internazionale, il Rotary ha contribuito alla eradicazione della poliomielite nel mondo, l'eradicazione quasi totale della poliomielite con il progetto Polio Plus, che ha avuto molto successo. Per quanto riguarda l'ambito locale, noi cerchiamo di far conoscere il territorio, le bellezze e i gioielli del nostro territorio in modo che esso venga sempre più apprezzato sia da noi stessi che abitiamo in questi luoghi, sia dagli stranieri, dai turisti, da tutti coloro che vengono a visitare la zona.
Nel particolare siamo lieti di collaborare con il Comune di Giulianova e con altri comuni per mettere in luce ciò che merita di essere conosciuto da tutti. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Pescara al completo in vista del posticipo di domani sera contro l'Inter. Il tecnico Massimo Oddo chiede ai suoi di giocare da Pescara per tentare l'impresa contro una squadra che nelle prime due giornate ha dimostrato di avere difficoltà ma che dispone di una rosa di prim'ordine. Ascoltiamo il tecnico Massimo Oddo. Ma a me degli altri non interessa, l'importante è che partiamo noi, sin dal primo minuto dobbiamo scendere in campo con quelle che sono le nostre certezze, le nostre convinzioni, sapendo di dover fare una partita di alto livello, perché contro una squadra come l'Inter è sempre e comunque difficile, perché sappiamo benissimo che le grandi squadre nei momenti di difficoltà poi hanno giocatori capaci di fare la differenza e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, no? Quindi già, ancora di più l'Inter, perché è una squadra composta da, comunque sia, gli 11 che vanno in campo sono tutti giocatori di altissimo livello e capaci di fare la differenza, quindi per sopperire a questo gap tecnico che c'è sulla carta, quantomeno noi dobbiamo fare il Pescara, cioè quello che sappiamo fare, dobbiamo giocare di squadra e mettere in campo tutte quelle che sono le nostre qualità e poi vedremo cosa ne uscirà fuori. La squadra sa bene, siamo al completo, nessuna defezione, quindi io sono contento così e tra oggi e domani farò le mie scelte. È ovvio che c'è qualche piccola differenza fra chi è qui da tanto e chi è arrivato da poco, perché questo è inevitabile, anche per differenze di preparazione. Aquilani come tutti gli altri, io in questo momento so di avere 23 giocatori a disposizione, anzi ne ho 25 a disposizione, due dovranno andare in tribuna e vedrò la risposta che avrò anche sul campo a determinate cose che proveremo. A volte ci vogliono mesi per creare una mentalità, per creare un gioco, figuriamoci se dopo una settimana un allenatore può fare la differenza. Io credo che possa fare veramente poco e quindi questa è un Inter che certamente migliorerà con lo stare insieme, con un allenatore che avrà tempo di migliorare i propri giocatori. In questo momento, fino all'ultima partita, è un Inter che chiunque ha potuto vedere che è in difficoltà, ma questo penso che sia normale. E sono 24 i giocatori convocati dall'allenatore dell'Inter, Frank De Boer, tra questi anche Nagatomo, che ha recuperato e si candida per un ruolo da titolare. Probabile debutto per il portoghese João Mário a controcampo, in attacco Candreva, favorito su Eder per comporre il tridente con Perisic e Icardi. Il momento della squadra nerazzurra riassunto nelle parole dello stesso De Boer. Of course, we are happy now that now really starts. We have three games in one week. Ma siamo felici che adesso abbiamo la possibilità di giocare tre partite, credo sia una cosa importante, una cosa positiva per lavorare sui nostri piani, insomma come deve fare una squadra come l'Inter. È chiaro che l'unica cosa che vedo un po' negativa è il fatto che non abbiamo avuto tante possibilità di avere i giocatori per lavorare sotto l'aspetto tecnico. In queste ultime due settimane ne ho avuti soltanto sette, questo è il primo giorno in cui possiamo lavorare tutti assieme. A livello tecnico, però ci sono dei giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare almeno 90 minuti e questo penso sia una cosa importante. Ho fiducia, credo che la squadra abbia davvero voglia di fare punti, di migliorare, e sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto dei miglioramenti. Eager to get points because we need it of course, but also I think mentally and physically we are better than 2 weeks ago.
I want to see a team, you know, is united. They have one idea how to play. Vorrei una squadra e vedo una squadra unita. Vorrei che tutti avessero la stessa idea di gioco, che si attaccasse e si difendesse assieme. Credo che se riusciamo a fare questo, i punti arriveranno. Poi chiaramente possiamo magari anche non soltanto guardare al risultato. Io credo che se si vince ma non si gioca comunque bene, questo può essere comunque un problema. Io credo che col Palermo si sono viste delle cose positive, io spero, e anzi sono convinto che con le qualità che abbiamo potremo continuare a fare bene anche a Pescara. And hopefully tomorrow against Pescara we're gonna continue. Ed è atterrato alle 18.35 di questa sera all'aeroporto d'Abruzzo l'aereo con a bordo l'Inter, che domani sarà di scena appunto a Pescara, Stadio Adriatico, ore 20.45 per la terza giornata di campionato, di andata di campionato di Serie A. Quasi 300 tifosi hanno atteso la squadra nerazzurra acclamando i cardi e compagni, che sono poi saliti sul pullman che si trovava già sulla pista, come potete vedere dalle immagini, per recarsi in un hotel dell'Interland pescarese dove la squadra di De Ber trascorrerà le ore della vigilia. E in Lega Pro è finito il primo tempo tra Pordenone e Teramo, il risultato parziale è di 1-0 per la compagine friuliana con la rete al 16° di Burrai su calcio di punizione. Poi nella terza edizione vedrete il servizio completo. In Serie D invece Vastese, Pineto e Avezzano a caccia di conferme nella seconda giornata di campionato dopo le vittorie all'esordio. L'Aquila Foligno cerca il primo successo a San Nicolò, favorito nel derby dell'Angelini contro il Chieti. Andrea Costantini. Anche la seconda giornata di campionato propone un confronto tutto abruzzese nel girone F. Allo stadio Guido Angelini si sfideranno Chieti e San Nicolò. Per i neroverdi di Alberto Mariani sarà il secondo derby dopo quello dell'Aragona di domenica scorsa. Gara che sembra dal pronostico chiuso, col San Nicolò di Epifani favorito per la caratura tecnica dell'organico e per una condizione fisica decisamente superiore su un Chieti partito in forte ritardo. Nella rossa neroverde ci sono state delle integrazioni, come quella del centrocampista Copponi, ma per l'11 di Mariani non sarà facile colmare il gap fisico che si è fatto sentire nel secondo tempo di Vasto. Il San Nicolò cerca la prima vittoria per non perdere subito contatto dalle dirette rivali per i primi posti. A caccia di conferme in trasferta le matricole Vastese e Pineto, partite con convincenti vittorie casalinghe domenica scorsa. Per la Vastese c'è la trasferta sul campo di una delle squadre più blasonate del gruppo, il San Marino, che annovera tra le sue fila elementi di spicco come Olivi, Olcese e Buonocunto. Vastese vicina alla firma del difensore Dani Verruschi, cresciuto nel Giulianova. Per il Pineto di Ammazzalorso, trasferta a Pesaro contro una vista ambiziosa ma reduce della disfatta sul campo della San Maurese. Occhi puntati sull'attaccante Vissino ed ex pinetese Costantino, mentre gli adriatici cercheranno di sfruttare l'entusiasmo dopo la vittoria sul Campobasso in attesa dei gol degli attaccanti Antenucci e Cacciatore. Nel girone G, dopo il pareggio casalingo, l'Aquila di Massimo Morgia cerca la prima vittoria sul campo del Foligno. Problemi in difesa per le assenze di Pepe e Pupeschi. Morgia studia alternative e pensa ad una difesa a 3 con l'inserimento del centrocampista Bartoncini nelle retrovie. In attacco spazio al rientrante Bonvissuto. Ambiente carico ad Avezzano, dove il presidente Paris spera in 1000 presenze al De Marsi per la gara contro il Flaminia. La squadra di Pino Tortora prova a spiccare il volo dopo il blitz di Sansepolcro e si affida alla fantasia di Leto e ai gol di Padovani e Aquino per fiaccare la resistenza della compagine laziale. Ed è tutto per questa seconda edizione, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.